Salve a tutti cari amici, bentornati in compagnia del canale di Diverso 86. Oggi andiamo ad effettuare un video per quanto riguarda l'andare a bloccare il nostro dispositivo Android in classico stile LG G2. In pratica, con un doppio tap lo schermo si va a spengere. Video recensione dedicata al mio carissimo amico Alessio, perché mi ha chiesto, è entrato ora a far parte anche lui del mondo Android, come appunto effettuare un doppio tap per andare a spengere questo dispositivo, ma comunque un classico dispositivo Android. Visto che lui ha preso l'LG G2, che ha questa funzione di doppio tap per andare a spengere il display, e vi ricordo che mettendo Nova Launcher potete solamente andare a bloccare il dispositivo con un doppio tap qui sulla barra di stato se attivato all'interno delle impostazioni. Io oggi vi volevo far vedere che attraverso le gesture di Nova Launcher, ma soprattutto attraverso questa applicazione qui che è gratuita, Screen Off and Lock, potremo tranquillamente andarla a installare all'interno del nostro dispositivo Android. Ha questa iconcina qua, come potete vedere, Screen Off. Ed è un'applicazione, dicevo appunto, gratuita che una volta lanciata, quindi vi basterà andare a lanciarla per la prima volta, vi verrà automaticamente messa in memoria. Una volta fatto ciò, andate nelle impostazioni di Nova Launcher. Aspettate che vi avvicino un po' la telecamera, poi andate in gesti e pulsanti e potete chiaramente associare ad una swipe, a un pinch, a un qualsiasi cosa, un'applicazione o una serie di cose da fare. Per esempio, nella funzionalità di doppio tocco sono andato in applicazioni e sono andato a cercarmi l'applicazione di Screen Off, eccola qui. Una volta associato il doppio tap all'applicazione Screen Off, sarà molto molto semplice andare a fare un doppio tap all'interno del vostro dispositivo Android ed andare a bloccare il display. Questo funziona su tutti i terminali che supportano Nova Launcher, quindi non avete nessun tipo di problema nell'andare anche a mettere su un Nexus 4, su un Note 3, su un Note 2, su un Galaxy S4, quindi tutte le applicazioni che più vi piacciono e tutti i dispositivi chiaramente che più fanno a caso vostro e che avete con voi. Molto semplice, molto minimale la cosa, guida molto molto pratica e semplice da utilizzare. Quindi vi ricordo, continuate a iscrivervi al mio canale e continuate a seguirci su quelli che telefono.it e ci sentiamo alla prossima video recensione.